Come possiamo gestire i problemi lavorativi e lo stress che i problemi lavorativi genera, chiamato burnout? Che cos'è il burnout? Il burnout è l'incendio, quando una persona supera, diciamo, l'indice di tolleranza e allora si infiamma e ha degli scatti spropositati, diciamo, ha delle azioni spropositate, e questo in ambito lavorativo, quindi la persona si sente anche bruciata, si sente stanca, non ha, è demotivata, non ha voglia di recarsi sul posto di lavoro, vive tutto come un problema, un'esagerazione, insomma. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente che sicuramente ci sono delle professioni che possono generare più rapidamente il burnout rispetto ad altre. Quelle dove ad esempio la persona vive stress maggiori perché ha contatto ad esempio con un'utenza problematica, pensiamo beh, anche ad esempio a persone che sono sempre in contatto con malati psichiatrici ad esempio, oppure ma anche gli stessi insegnanti, gli educatori, se si hanno a che fare con persone problematiche, oppure lo stress dei manager o dei lavoratori, degli impiegati di aziende sottoposti, diciamo, a stress lavorativi intensi o ad orari di lavoro intenso nelle aziende, ad esempio, si cerca di far credere al dipendente che lui vive per lavorare e non viceversa, cioè lavora per vivere come si dovrebbe in realtà fare. Quindi spesso anche impegni stressanti. Quindi, come superare il burnout? Intanto diciamo questo, che l'essere umano ovviamente non è a compartimenti stagni e spesso uno scatto, un bruciarsi, tra virgolette, in ambito lavorativo è frutto, diciamo, di situazioni spiacevoli vissute in altri ambiti della nostra vita, ovviamente. E questo, quindi, il problema manifesto è quello lavorativo, ma ci sono tutta una serie di problemi minoritari, emergenti, diciamo, che però non sono ancora emersi, legati in altre aree della nostra vita. Facciamo un esempio. Supponiamo che una donna denunci problemi lavorativi perché non si trova male, magari, che ne so, fa la maestra d'asilo, si trova male, stressata con i bambini, non riesce a andare avanti, eccetera, eccetera. Poi però si scopre che a casa il marito che le fa le corna, il figlio che si droga, la madre con l'Alzheimer e magari anche dei problemi economici. È ovvio che tutte queste cose che lei non denuncia, tra virgolette, se le scarica poi in ambito lavorativo. E quindi in questo caso, come dire, quella potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi bisogna prendere in esame la vita completa, complessiva delle persone e cercare di andare a agire su questo. Le aree potenzialmente problematiche sono cinque fondamentalmente: i rapporti con la famiglia d'origine, insomma, quella della famiglia acquisita, i rapporti affettivi, sentimentali e sessuali, come siamo realizzati nel lavoro, appunto, e poi anche come ci sentiamo realizzati con noi stessi. Quindi dobbiamo tenere presente che se non diciamo, riusciamo con il nostro stile di vita ad avere una vita appagante, ma viviamo solo tensioni, e poi a un certo punto la nostra parte logica, che è quella che invece rifiuta le tensioni, si brucerà, tra virgolette, andrà in burnout. Quindi dobbiamo trovare delle valvole di sfogo fondamentalmente per scaricare, che potrebbe essere dal corso di yoga alla meditazione, a uno stile di vita diverso, a qualche cosa che possa distrarre, ma dobbiamo a tutti i costi avere delle valvole di sfogo, altrimenti come dire, accumula, 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 facciamo come la diga del Vajont che poi tracima. Quindi è importante analizzare il proprio stile di vita. Ognuno di noi potrà sicuramente fare delle variazioni al proprio stile di vita e anche parlare col datore di lavoro. Se ci fa fare orari stressanti, dobbiamo avere il coraggio di dire: guarda, io piuttosto rinuncio, che ne so, all'aumento di stipendio, rinuncio a quello, ma ho altri impegni e quindi non sto vivendo per lavorare, ma il lavoro mi serve per vivere, insomma. Questa è una cosa veramente fondamentale che tutti noi nel nostro ambito possiamo fare, quindi migliorare la nostra vita. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.salutinosvi.com. Ciao!